Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Lo so, è un orario strano per vedere un video di venerdì, perché anche oggi è uscita una promo che ci aspettavamo un po' tutti con tanto hype, quella dei Freeze e dei Fire, che era stata presentata insomma come una promo epica, incredibile ed eclatante, che però in realtà si è trasformata in un grosso punto interrogativo. Io vi giuro che ad ora sto registrando questo video, ma ero in dubbio fino all'ultimo momento se farlo o no, perché io sono convinto che debbano ancora dirci qualcosa, e le carte uscite in realtà per me contengono tutta una serie di problemi, perché da quello che si era insomma detto in questi giorni, queste carte dovevano avere degli upgrade a stelle skill e piede debole a seconda della versione Fire o della versione Freeze. Però in realtà questo è accaduto solo per alcune carte, le altre hanno avuto solo un aumento statistico come se fossero degli if. E a me sembra strano che all'interno di una promo ci sono i figli della gallina bianca che hanno avuto entrambi e gli altri che non hanno avuto l'upgrade. Comunque, diciamo, per chiarire un po' la questione, facciamo questo video, ci guardiamo queste carte, ci guardiamo anche Vinicius Potm che è uscito e vi dico due parole anche su di lui. Quindi mettetevi comodi, perché poi ne sono uscite una valanga di ste carte e quindi il video sarà anche abbastanza lungo. Passiamo subito sulla schermata. Quindi, come vi dicevo ragazzi, evento Fire and Freeze, quindi fuoco e ghiaccio per quanto riguarda queste carte, che oggi abbiamo visto uscire alle ore 19 nella loro versione Fire, che sarà disponibile nei pacchetti fino a lunedì alle 19, quando invece nei pacchetti ci saranno le loro versioni Freeze. E a questo punto mi chiedo io, ma che senso ha fare uscire una versione Freeze di una carta che non ha avuto un aumento di piede debole oppure di stelle skill? Stiamo parlando ad esempio di Claude Maurice, che è il primo giocatore, che se andiamo a vedere la sua versione 77 presenta 4 di skill e 3 di piede debole. Stessa cosa che accade con la sua versione Fire. Quindi, abbastanza punto di domanda su questo argomento. Rispetto alla sua versione base prende comunque degli ottimi upgrade, perché prende più 3 di velocità, più 7 di passaggio, più 7 di tiro, più 7 di dribbling, più 7 di difesa, addirittura più 12 di fisico. E se andiamo a vedere questa carta qua, c'ha delle statistiche veramente ottime e può essere utilizzato secondo me a centrocampo veramente in maniera geniale, perché è anche francese ed è facilissimo da ibridare, oltre che di Ligue 1, e quest'anno in Ligue 1 insomma sappiamo benissimo come sia facile andare a linkare carte di questo tipo anche con altri campionati. È velocissimo, ha un buon tiro, ha degli ottimi passaggi, 77 di intercettazioni, 76 di mentalità difensiva, pecca un po' in aggressività e forza, pecca anche un po' in quello che è il work rate, perché normale un po' mi triggera, però 1,75 m, questo è un'ottima mezzala secondo me, mediano, starei un attimino attento ad utilizzarlo. Costa anche 94.000 crediti, quindi secondo me questo Claude Maurice Fire, vi dico, secondo me promosso come giocatore. Seconda carta che analizziamo è Nico Schulz, l'ischitano. Anche in questo caso la versione base di Schulz è un 3-2, però stavolta c'è stato effettivamente l'aumento di piede debole e questa carta è passata ad essere 3-3 invece che 3-2. Rispetto alla sua versione 77 ha più 6 di velocità, più 8 di tiro, più 12 passaggio, più 6 di dribbling, 8 difesa e addirittura 7 di fisico. E onestamente devo dire che anche lui, per quello che costa 46k, è veramente un ottimo giocatore, perché è rapido, ottime stats difensive, 86 forze e 80 di aggressività, ottimi anche i passaggi, 77 di agilità, quindi un terzino molto completo sotto questo punto di vista, che dà la possibilità di elencare anche vari sul eccetera eccetera. Penso anche ad un Goretzka a centrocampo, quindi è un buon giocatore questo Schulz, qualità prezzo, e perché no, può tranquillamente trovare spazio all'interno delle nostre squadre. Si può anche pensare magari di adattarlo a centrocampo visto le statistiche e gli ottimi passaggi. Altro giocatore è il flagello di Dion Babou, che rispetto alla sua versione base rimane 3-3 e riceve solo l'aumento statistico di più 3 di velocità, più 6 di tiro, più 6 di passaggio, 7 di dribbling, 10 di difesa e 4 di fisico. Quindi insomma, carta che conosciamo abbastanza tutti quanti, super veloce, discretamente agile, passaggi un po' da rivedere, le statistiche difensive sono ottime, buona la forza, pecca un po' in aggressività, però Babou insomma un ottimo terzino che, ancora una volta, considerando gli ottimi link che ci sono in Bundesliga, calcolando anche le varie versioni di Zaccaria, che sì, vero, magari sarà un po' indietro rispetto a queste carte, però magari potrebbe sempre prendere una versione in futuro, può sicuramente essere molto interessante da utilizzare anche lui da mediano, magari in mezzo al campo come super sub, a fare legna nei minuti finali se servono forze fresche. Da Babou passiamo a Pereira, che anche in questo caso 4-4 era e 4-4 rimane.
per cui prende solo un più 4 di velocità, un più 9 di tiro, un più 5 di passaggio, 5 dribbling, 5 difesa e 4 di fisico. Onestamente, per quello che costa, devo dire, può essere utilizzato tranquillamente a centrocampo. Per me rimane sotto ai vari Kessié, ai vari Vidal, se la gioca probabilmente con Tonali e Barella, però è un'ottima mezzala. Non me lo giocherei da mediano, visto che ha un 67 di mentalità difensiva e non è proprio il top, ha 74 di aggressività e 72 che non sono fenomenali, però ha anche un ottimo alto alto come di work rate, quindi una buona carta questo Pereira per quello che costa, devo dire. Così come ovviamente è un'ottima carta questo Joe Gomez, che non vi devo stare io a presentare, era 3-3 e rimane 3-3, si becca un più 4 in velocità, un più 4 in tiro, un più 4 in passaggio, 4 di dribbling, più 4 di difesa e più 6 di fisico, per cui era già veloce, lo diventa ancora di più, passaggio corto non male, agilità ed equilibrio per un difensore sono accettabili, statistiche difensive da paura, 88 di intercetto e 87 di mentalità difensiva, e soprattutto 89 di forza e 87 di aggressività, per quello che secondo me al momento è il miglior difensore in Premier League a mani abbastanza basse, più di Varane, più di Rudiger, più di Van Dijk, eccetera eccetera. Quindi lui anche per il discorso ibridabilità si piazza in una fascia super 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 top, il buon Joe Gomez. Uno degli oggetti misteriosi poi di questa promo è Adama Traoré. Perché? Da 4-2 mi rimane 4-2, becca un più 2 di velocità, più 19 di passaggio, più 9 di tiro, più 5 di dribbling, più 8 di fisico e più 8 di difesa. Costa relativamente poco perché non ha ricevuto upgrade né di piede debole né di skill, è velocissimo, ha dei buoni passaggi, quell'agilità è super fake perché parliamo di un giocatore che ha un body type estremamente robusto e ha 96 di forza, quindi scordatevi quell'agilità in game, però questo a piottare sulla fascia si può tranquillamente utilizzare, però se dovesse rimanere così si porta dietro gli stessi problemi che si porta dietro un Salah con due di piede debole, e lì a destra continuerei magari a preferire un Joe Cole o il Salah stesso, che comunque di piede debole a 3 e ha anche un body type differente ed è molto molto più agile. Quindi questo Adama, diciamo, promosso ma con riserva. Ennesimo giocatore ambiguo è Correa, perché dalla versione 83 rimane 4-4, becca più 3 di velocità, più 6 di tiro, 4 passaggio, 3 dribbling, 3 difese e 3 fisico. Per carità, un signor attaccante, questo è probabilmente il miglior attaccante in Liga, anzi togliamo tranquillamente, probabilmente è una carta pazzesca. Veloce, agile, finalizzazione della Madonna, un discreto passaggio, agilità 93, equilibrio 90, insomma stiamo parlando di un furetto, anche che è alto 1,71 m, super agile, ti regge l'attacco benissimo come prima punta, come seconda, può essere provato a utilizzare anche sull'esterno perché l'accelerazione e lo speed boost ce li ha, quindi questo qua è un ottimo giocatore. Certo, rimane un po' di rammarico perché ci si aspettava che fosse almeno 4-5, 5-4, non si è capito, quindi boh, oggetto misterioso. Tagliafico, anche in questo caso, riceve invece la doppia versione, quella Freeze che ha 3 di skill e 2 di piede debole e quella Fire che ha 3 di skill e 3 e 2 di piede debole, quindi esattamente uguale, sono invertite semplicemente le statistiche di dribbling e di difesa. Onestamente, ci si può anche fare un pensierino a sto Tagliafico nella sua versione fuoco, diciamo con più difesa, magari se si ha un Gravenberg che si vuole andare a linkare, ci può stare tranquillamente andare a utilizzare questo Tagliafico che comunque è veloce, ha una buona difesa, un buon fisico, agile, aggressivo, pecca un po' in forza, però per il resto non se la passa mica male il buon Nicolas. L'ennesimo mostro finale invece è questo Valverde, e stavolta rispetto alla carta base da 3-4 andiamo a 4-4, per cui non capisco perché alcune carte sì, altre no. Yay, dacci delle spiegazioni, aspettato 2 ore perché speravo in un tweet e non ci avete degnato di striscio. Maledetti, ho fatto 12 ore di live per aspettare sta promo e ci avete fregato. Vabbè, costa tanto, però c'ha degli ottimi link ovviamente. Rispetto alla carta 83 prende più 3 velocità, 4 tiro, 4 passaggio, 4 dribbling, 7 difesa e 4 fisico. Parliamo di un giocatore devastante, velocissimo, un buon tiro, passaggio clamoroso, discretamente agile, forte ed aggressivo, statistiche difensive della Madonna, questo è totale. Si linka con Mendy, si linka con Militao, si linka con Vinicius, è veramente qualcosa di atomico, per me anche più forte di De Jong che ha il problema del 3 di piede debole, quindi a tenere un occhio aperto su questo Valverde che è veramente, veramente tanta roba. Così come tantissima roba a Koundé,
che rispetto alla carta base non ha aumento di piede debole e stelle skill, costa tanto, però è una sorta di ritorno di Varane, tra virgolette, per la Liga, perché è francese, è velocissimo, prende più 3 velocità, 4 tiro, 5 passaggio, 10 dribbling, 3 difesa e 2 di fisico. Questo dribbling che cosa vuol dire? Che mi passa da un 81, da un 71 a un 81 di agilità, che vuol dire che con l'L2 questo si teletrasporta. Statistiche difensive impressionanti, buon passaggio, forte, pecca un po' in aggressività, ottimo il work rate anche per un difensore centrale. E onestamente questo a me fa impazzire, sicuramente insieme a Joe Gomez una delle carte migliori della promo, anche Valverde. Però per quanto riguarda difensori, lui veramente, diciamo che si porta dietro la baracca in maniera ottimale. Così come la baracca se la porta dietro in maniera ottimale Rashford, però è 5-3, non gli hanno rialzato il piede debole a sta carta, quindi si becca un più 2 velocità, 3 di tiro, 3 di passaggio, 6 di dribbling, 3 di difesa, 3 di fisico e mi lascia un po' l'amaro in bocca, voglio dire, perché costa 1 milione per aver avuto degli aumenti statistici che ci sono, ma non ti hanno cambiato la fisionomia della carta, te l'hanno lasciato sempre col problema più grande che era quello del piede debole. Perché poi pure questo aumento di agilità che c'è, non lo vai a sentire più di tanto, perché comunque il giocatore ha un body type di un certo tipo, 1,86 m x 78 di forza. Quindi io aspetto sempre il colpo di coda e magari una notizia su queste carte, altrimenti, ripeto, grosso punto di domanda. Punto di domanda che invece non c'è per quanto riguarda Gabriel Jesus, che si è beccato la quinta stella skill ed è arrivato ad avere una carta veramente interessante, addirittura più 6 velocità, più 2 di tiro, più 4 di passaggio, più 2 di dribbling, più 3 di difesa e più 3 di fisico rispetto alla carta IF, che era l'ultima uscita, e in più questa è d'attaccante. Certo, pecca sempre per il 3 di piede debole, ma questa è una carta allucinante, tira della madonna, velocissimo, agilità 96, si speed boosta da paura, è una trottola su se stesso, vi tiene l'attacco da solo, può giocare pure da esterno come vi dicevo, perché Brevilinho pecca magari in passaggio lungo, ma il corto è tanta roba. Onestamente questo Jesus costa un po' tanto per quello che mi riguarda, però è un assoluto giocatore di livello. Poi abbiamo due giocatori obiettivi, ovvero Everton Fryer ed Everton Freeze. Anche in questo caso si scambiano statistiche di passaggio e tiro. Everton che ha 4 di skill e 3 di piede debole, carta gratuita, se ve la volete sbloccare io mi sbloccherei quella chiaramente con più passaggio, perché se lo volete usare lo usate da esterno, ed esterno è meglio passaggio che tiro per quanto mi riguarda. Concludiamo con Pulisic, un SBC che comunque non costa poco, anzi costa abbastanza caro. Onestamente io andrei a sbloccare questa versione qui, Freeze, perché ha le 5 di skill che sono molto più importanti per un esterno rispetto al 5 di piede debole, e ha molto più passaggio rispetto appunto a quella Fire che vi dicevo, rispetto al ruolo di esterno è molto più importante come statistica. Quindi su Pulisic questo. Concludendo quello che è il discorso su questa promo, due chiacchiere me le farei su questo Vinicius, che come potete vedere rispetto all'ultima carta uscita ha solamente un più 1 di tiro, un più 1 di passaggio, un più 1 dribbling, più 1 difesa e più 2 fisico. Questo cosa significa? Che abbiamo sul mercato una carta scambiabile che si è anche rialzata e sta 6,38, perché hanno visto che questo qua costava tanto e non ha avuto questi grandi upgrade rispetto alla carta scambiabile. Quindi il mio consiglio su questo Vinicius qual è? Io lo andrei a sbloccare se e soltanto se voi lo andate a riscattare, magari buttandoci dentro a questa sfida dei fodder, delle carte non scambiabili, che fanno abbassare drasticamente il prezzo di questa sfida. E intendo drasticamente almeno 300k, 400k sotto il prezzo di quello scambiabile, perché altrimenti voi vi ritrovate con un doppione dell'86, una carta non definitiva, perché il problema più grosso è il tiro, la finalizzazione, non è che gliel'hanno bustata più di tanto, che non vi potete poi più andare a togliere, perché è un peccato aver buttato 800k su una carta del genere e poi toglierla dalla vostra squadra. Quindi, qualora riuscite ad abbassare sensibilmente il prezzo, prendete questa. Altrimenti, se vi serve un Vinicius, ma fatevi tutta vita l'86 scambiabile, che secondo me è la soluzione più giusta. Quindi ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto, orario strano, lo so, però ho aspettato fino all'ultimo di capirci qualcosa e non ci abbiamo capito una sega. Spero che vi sia stato comunque utile per mettere un po' a posto le idee. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo in descrizione tutti i link dei vari partners e in più il link della piattaforma Viola per le live giornaliere che ci sono ogni giorno su Twitch, appunto. Un salutone al vostro Liberoschi, buona serata, ci si becca domani in stream, ciao!